Benvenuti su New Insurance, la trasmissione di Le Fonti TV. Oggi parliamo della ripartenza del settore assicurativo e ne parliamo con Marco Burattino, Italy Sales Director di Guidewire, e con Luigi Barcarolo, direttore danni auto, Insurance Analytics and Business Architecture di Cattolica Assicurazioni. Benvenuti. Buonasera. Buonasera. Bene, le compagnie di assicurazioni si sono trovate in un periodo molto difficile dopo 2 anni di crescita, un periodo difficile per tutti, e adesso in questa fase di pausa si riparte. Si riparte in che modo? Vediamo il settore assicurativo, quali sono i piani di sviluppo, i progetti di crescita e che mercato si trova davanti e come proseguirà in questi mesi. Burattino. Buonasera, grazie. Dunque, se guardiamo indietro rispetto a prima che succedesse tutto quello che stiamo vivendo, no? Nella speranza che oggi che comincia la fase 2 si vada verso un rapido miglioramento, ma se guardiamo qualche mese fa, anche alla fine del 2019, il tema principale di cui si parlava all'interno, diciamo, nelle compagnie, nella stragrande maggioranza delle compagnie, era un tema di crescita, un tema di sviluppo, di incremento, appunto di progresso e di crescita. Questo ovviamente è un messaggio che, alla luce di quello che sta accadendo e che stiamo vivendo, va anche ovviamente modulato e ridiscusso e riguardato con un'ottica diversa. È vero che diciamo, siamo esposti continuativamente sulla stampa nazionale a quelle che sono le notizie che ci dicono che diminuzione del PIL del 2020 del 10%, numeri effettivamente che fanno molta paura. Tuttavia, credo che anche a maggior ragione, in una situazione nella quale siamo davanti, presumibilmente, a una contrazione di quelli che saranno i volumi per diciamo, la crisi Covid, comunque nel momento in cui riusciremo ad uscirne e diciamo, riusciremo a ritornare a una vita lavorativa normale, comunque credo che si ripartirà dalle stesse tipologie di considerazioni e di strategie che in qualche modo erano state poste precedentemente. Il mercato assicurativo comunque risponderà e dovrà rispondere agli imperativi strategici che sono stati osservati negli ultimi periodi. Detto questo, quindi una delle modalità tramite le quali coniugare già quello che stiamo vivendo ci sta dando dei spunti rispetto alla possibilità che da questa situazione emergenziale nascano delle nuove possibilità anche di sviluppo e di far meglio il business assicurativo. Se pensiamo per esempio a quelle che sono state le difficoltà maggiori che non soltanto l'Italia, ma anche tutti quanti i paesi occidentali hanno avuto, ci sono degli spunti per far sì che anche operatori esterni rispetto agli stati, come appunto le compagnie assicurative, possano avere un ruolo. Uno dei principali insegnamenti che purtroppo questa triste situazione ci ha dato è che moltissimo è stato fatto e moltissimo è ancora in corso nella gestione dell'emergenza nel momento in cui avviene, cioè nella zona ospedaliera o in ambito sanitario, e molto meno è stato fatto, molto meno facile è stata la gestione di quella che è la fase precedente, quindi la gestione sul territorio delle persone che hanno avuto problemi e quindi l'anticipo di queste problematiche. E diciamo, non volendo andare a stare troppo sul tema criticità sanitaria in sé, però diciamo è da tanto e ormai sono un paio d'anni che il settore assicurativo sta effettivamente iniziando a fornire, a pensare a soluzioni in ambito, per esempio, sanitario che prendono in considerazione tematiche più vicine alla prevenzione, no? Ci sono tanti esempi che stanno accadendo ultimamente
e si parla anche sempre di più di telemedicina, in una direzione che quindi allarga anche lo spettro di quelle che sono le tradizionali, i tradizionali tipi di servizi che vengono offerti dal settore. Quindi questo già, secondo me, può essere uno spunto per anche pensare allo sviluppo futuro. Quindi Barcarolla, siamo in un periodo di grande, comunque di grande trasformazione, anche di trasformazione tecnologica, dove si aprono degli spazi che prima erano stati considerati dalle assicurazioni, però magari meno, e adesso diventano più promettenti, come diceva Burattino. Lei cosa pensa? Ma io devo dire che sono d'accordo, tra l'altro parlare di ripartenza per quanto riguarda il settore assicurativo da un certo punto di vista è un po' improprio, mi lasci dire, perché il settore fortunatamente non si è mai fermato, siamo uno di quei settori che veramente non si sono mai fermati neanche durante questa crisi. Noi stiamo vivendo tre momenti legati a questa emergenza Covid. C'è stato il momento effettivamente dell'inizio del lockdown in cui abbiamo dovuto cominciare a mettere in piedi tutte quelle leve che sono necessarie per garantire la continuità del business. Questo l'abbiamo fatto ad esempio nella compagnia in cui lavoro io, in Cattolica Assicurazioni, lavorando in smart working ormai da un paio di mesi, praticamente il 100% dei dipendenti con risultati, devo dire, decisamente positivi in termini di efficacia e di capacità di portare avanti le attività, ma questo è valso moltissimo anche sui singoli territori, dove le nostre agenzie sono rimaste sempre molto vicine, ai clienti, pur nei momenti più complicati in cui inevitabilmente lavorare nelle piccole piazze, alle volte anche piazze soggette, a misure da zona rossa, non è stato semplicissimo, ma i nostri colleghi sono stati molto bravi e ce l'hanno fatta. Abbiamo preso anche tutta una serie di misure a vantaggio dei nostri clienti, a partire dai business obbligatori, dal business obbligatorio come l'auto, per arrivare anche a tutte le altre linee di business, e queste dovranno accompagnarci, come dire, nella fase di progressiva uscita dal lockdown anche, fino a quando arriveremo a una fase di nuova normalità, dove io ritengo che l'evoluzione del modello di business delle compagnie assicurative sarà un fattore critico di successo. Dovremo essere molto bravi a gestire una nuova normalità in cui sicuramente la relazione a distanza anche fra le reti agenziali e i propri clienti diventerà sempre più importante. Dovremo quindi dotare e continuare a dotare la nostra rete di strumenti che li aiutino in questa nuova tipologia di relazioni con i loro clienti, e dovremo anche evolvere sempre più l'offerta di prodotto e servizio in modo tale da avere offerte veramente semplici per il cliente finale e con livelli di servizio superiori e ancora più rapidi. Ecco Burattino, in questo periodo che prevede comunque una situazione di recessione, nel senso che i redditi del mercato, delle persone, eccetera, non sono come quelli di prima dopo questa interruzione del business e del lavoro per molti. E quindi in questa situazione, diciamo, di crescita a tasso zero, come vede lo sviluppo delle compagnie di assicurazione? Ma secondo me ci sono già degli elementi in giro, degli indizi che sono seminati dai comportamenti delle compagnie che ci fanno capire che ci sono numerose direttrici lungo le quali si sta lavorando e si pongono i presupposti per parlare appunto di crescita, di incremento dei volumi. Oggi il settore assicurativo da anni genera un PIL dei 36 miliardi di euro, che è un numero tra l'altro anche abbastanza vicino a quello che è un settore che comunque ha espresso una crescita abbastanza limitata nell'ultimo decennio. Quello che il settore sta facendo percepire è che ci sono, come dicevo, numerose direttrici di potenziale sviluppo. Anzitutto ci sono attività sia competitive che magari possono ridefinire l'assetto di quote di mercato
per esempio nel mondo dell'assicurazione obbligatoria c'è sicuramente la presenza di nuove idee, di nuove modalità di arrivare al cliente anche con nuovi player, che fa pensare a uno sviluppo competitivo a una rete competitiva più complessa, ma c'è anche la presenza di iniziative nuove che mirano a generare nuovi ricavi, banalmente su servizi che precedentemente non esistevano, o andando quindi a incrementare quelli che sono i potenziali bisogni della clientela. Esiste un'altra direttrice, che è quella che punta a valorizzare, faremo magari dopo degli esempi, a valorizzare quello che è il lifetime value del cliente, quindi cercare di far sì che aumenti il consumo assicurativo del singolo cliente, tra l'altro in un paese come l'Italia, che è tristemente fanalino di coda a livello europeo in termini di assicurazione pro capite. E poi esiste anche un'ulteriore interessante dinamica, devo dire probabilmente anche più dinamica, più vivace in Italia che rispetto a quella che è l'osservazione che facciamo come guide a livello mondiale, dicevo più vivace in Italia che altrove, relativa quindi a come si evolve la catena del valore assicurativo e come questa viene interpretata dai vari player. Quindi ribadisco, non è sicuramente il momento ideale per pensare a tasse di crescita importanti, ma ci sono sul mercato tanti esempi lungo diverse direttrici definite, che sono frutto di strategie di sviluppo da parte di quasi tutte le compagnie del settore. Vediamo le vostre strategie di sviluppo in maniera più dettagliata, perché sicuramente dal punto di vista digitale vi state rafforzando, come si stanno rafforzando un po' tutti, però secondo le direttrici che indicava Burattino, lei come lo vede? Ma è chiaro che ci stiamo approcciando a una fase recessiva molto importante nel nostro paese e nel mondo. Questo sicuramente avrà degli impatti in ambito assicurativo, quindi ci sono tutta una serie di segnali che ripartire con una crescita non sarà facile nei prossimi mesi. Però noi riteniamo anche che questa emergenza possa contribuire a risvegliare, a rendere più espliciti determinati bisogni della clientela italiana che fino ad ora non sono stati così chiari. Burattino giustamente ricordava che il paese Italia è tristemente sottoassicurato in tanti ambiti, lo è ad esempio anche per determinate coperture che in altri paesi sono basilari e rasentano il 100% di penetrazione, come ad esempio le coperture casa. Ricordiamoci che in Italia solo il 25% delle abitazioni è coperta da una polizza abitazione. E, tra l'altro, con una sensibilità verso la protezione da eventi catastrofali anche in ambito abitazione molto bassa. Quindi l'auspicio è che questa crisi, questa emergenza che abbiamo vissuto aiuti anche a rendere più espliciti determinati bisogni di protezione che in Italia sono certamente presenti, ma che non hanno visto ancora un'emersione a livello esplicito nella clientela. E qui mi lasci dire che l'assicurazione casa con il catastrofale è un buon esempio. Sicuramente c'è un tema legato alle coperture salute, ma c'è sicuramente anche un grande tema legato a quei servizi di assistenza e prevenzione che, a nostro modo di vedere, complementano molto bene le tradizionali coperture di rischio delle polizze assicurative. È per questo, ad esempio, che in Cattolica ormai più di un anno fa abbiamo deciso di stringere una partnership con
il gruppo IMA, Intermutuelle Assistance, gruppo francese con una filiale italiana che si chiama IMA Italia, nella quale siamo entrati nel capitale sociale come partners e con questi nuovi partner, con questi colleghi, desideriamo sviluppare in maniera molto intensa la presenza di servizi di assistenza alle autovetture, alle abitazioni, alla persona, alla salute, come elementi centrali di tutta la nostra offerta di prodotto servizio andando avanti. Quindi nuove linee, ma anche nuovi servizi, direi. Possiamo dire che partiamo da una situazione in cui il mercato, diciamo, è molto più sensibile alle tematiche di prevenzione, visto l'emergenza sanitaria che stiamo vivendo in questo periodo, e questo può favorire per le assicurazioni la creazione di nuovi servizi. Burattino, lei cosa pensa? Assolutamente sì, dobbiamo dire anche che il mercato assicurativo, rispetto all'esempio che stavo facendo adesso della prevenzione, non ha sicuramente aspettato il Covid per muoversi. Sono almeno 2 anni che il mercato assicurativo parla e sviluppa piani di questo tipo e approcci di questo tipo, quindi ci sono già soluzioni disponibili sul mercato e secondo me, anche a fronte di quello che è la fisiologica difficoltà nel mondo moderno di uno Stato di coprire i bisogni che sono sempre maggiori da un punto di vista sanitario in una popolazione che invecchia, in una situazione di complessità mai viste prima, lo spazio non fa che aumentare, lo spazio che tutti noi da consumatori e da cittadini dobbiamo sperare le compagnie assicurative continuino ad occupare e a presidiare sempre di più, perché in alcuni casi la mia sensazione è che sono effettivamente l'unico tipo di baluardo che rispetto a questi tipi di esigenze si può avere. Ecco, riguardo alle partnership, cresceranno? Anche per dare un servizio a 360 gradi? Beh, assolutamente sì, anche questo è una cosa che vediamo da tanto tempo e qui secondo me la creatività italiana si esprime ai suoi massimi livelli. Ripeto, una delle cose più divertenti del lavoro che faccio è di essere continuamente esposto alle situazioni, allo scenario globale, no? Quindi vedo effettivamente come le assicurazioni di tutto il mondo si comportano e si muovono in tutti quanti i progetti in cui siamo chiamati. E anche la tematica partnership in Italia è effettivamente molto molto studiata e ci sono tante tante situazioni assolutamente interessanti. Ecco, quindi se dovessimo vedere la possibilità di creare valore, diciamo, su clienti che sono già acquisiti oppure di creare valore acquisendo nuovi clienti, Barcarolo, lei quale strada secondo lei seguiranno di più le compagnie di assicurazione? Ma io ritengo che in questa fase dell'emergenza e dell'uscita dall'emergenza l'obiettivo principale debba essere quello di salvaguardare la propria base clienti nel modo più efficace possibile. Noi abbiamo un dovere di fronte ai nostri clienti ed è quello di fornire protezione nel momento del bisogno. Questo dobbiamo espletarlo nella maniera più efficace possibile e abbiamo anche la necessità di restare molto focalizzati sul mantenimento della base clienti in un momento critico come quello che stiamo vivendo. Quindi direi che il tema della difesa del portafoglio è un tema sicuramente molto centrale
È un tema che vede impegnate le compagnie, vede impegnata la compagnia che io rappresento, vede impegnate le agenzie sul territorio nello sforzo di stare veramente vicini alle persone e salvaguardare una relazione che è fondamentale e che costituisce il punto chiave per quella che giustamente in apertura avete chiamato diciamo ripartenza e che io tenderei a chiamare più ritorno alla normalità del settore assicurativo. Chiaro che poi l'acquisizione di nuovi clienti resta sempre un tema centrale sul tavolo e ritornerà sempre più importante mano a mano che usciremo dal lockdown, quindi ricomincerà una certa mobilità sul mercato e quindi ritorneranno ad esserci determinate occasioni di contatto che per un certo periodo inevitabilmente non ci sono state. Mi lasci dire poi che, come dire, il peso relativo di questi due obiettivi, quindi la difesa del portafoglio e l'acquisizione di nuovi clienti, dipenderà in maniera molto forte anche dalla profondità della crisi economica che ci troveremo ad affrontare. Perché chiaramente il settore assicurativo è impattato anche in termini di volumi dall'andamento del prodotto interno lordo e di conseguenza la profondità della crisi che andremo ad affrontare avrà certamente come dire, delle conseguenze anche sul focus che le compagnie metteranno sulla difesa di portafoglio o sullo sviluppo di nuova clientela. Quindi Burattino, lei invece come vede questa creazione, come cambia la catena del valore assicurativo? Ne aveva già parlato all'inizio, però in maniera un pochino più dettagliata come vede i prossimi mesi? Beh, ci sono, come dicevo, comportamenti interessanti e variegati in varie direzioni. Sul tema partnership, per esempio, ovviamente quando parliamo di catena del valore guardiamo a quello che è il ruolo dall'inizio, diciamo, dalla creazione del prodotto assicurativo fino alla distribuzione finale, quello che è il ruolo e il peso che le compagnie assicurative hanno lungo questo percorso, lungo questa traiettoria. E da questo punto di vista le partnership e gli ecosistemi hanno un'influenza importante. Abbiamo approcci di alcune compagnie assicurative che tendono, un'ottica di partnership che io chiamerei passiva, a concentrarsi su un approccio da fabbrica prodotti, lasciando ad altri player l'ultimo miglio. No, siamo abbastanza ormai, non ci sorprendiamo più del fatto che la Vodafone ci possa vendere una copertura assicurativa, oppure che lo faccia Amazon, che lo faccia Eni, o altri player di settori, diciamo, diversi dall'assicurativo. Abbiamo compagnie che in questo ambito si concentrano su pezzi della catena del valore che sono quelli della distribuzione, quindi magari rapporti tra compagnie assicurative in cui una compagnia si occupa dell'ultimo miglio e un'altra compagnia, spesso un MGA, e un'altra compagnia invece si occupa di fabbrica prodotto. Abbiamo approcci un po' all'opposto di partnership più attiva, in cui gruppi assicurativi o compagnie assicurative cercano di andare ad arricchire la loro offerta entrando in aree limitrofe, no? Unipol da questo punto di vista è sicuramente un esempio di compagnia che si è mossa, che si sta muovendo in questa direzione, sulla telematica, sulle riparazioni, sul car sharing, eccetera. E poi ovviamente c'è un ispessimento della catena del valore laddove andiamo a considerare la ridefinizione del servizio assicurativo in sé. Barcarolo prima parlava di logiche di assistenza o comunque in generale logiche di servizio. Abbiamo citato il discorso salute, un altro ambito sul quale c'è sicuramente una tematica di servizio molto importante, secondo me addirittura più importante rispetto al prodotto assicurativo in sé in questo momento, che è quella del cyber. Il cyber è un mercato che sta sempre di più, diciamo, di cui si parla sempre di più, che è ancora estremamente piccolo in Italia, e in cui è fondamentale una tematica di education, che non serve soltanto, coprire
avere un atteggiamento protettivo nei confronti del rischio e del danno che subisce la persona in questo momento in cui si fa ancora fatica a percepire il rischio effettivo, bisogna essere attivi nella componente educativa nei confronti del cliente nel cercare di far presente quello che può significare, no? Ed è estremamente importante. Anche questo vuol dire che le compagnie stanno iniziando a pensare di dover fare un mestiere che è più ampio di quello che tradizionalmente le abbiamo affidato. Quindi partirà la creazione di ecosistemi o specializzazione? Secondo lei? Il tema degli ecosistemi è estremamente importante, andando avanti, e anche molto affascinante. Io completerei quello che ha detto giustamente Burattino, dando il punto di vista di Cattolica, che è quello per cui, come dire, ci sono degli ecosistemi dove la compagnia deve giocare certamente un ruolo centrale, bisogna sceglierli in modo molto accurato. Ci sono degli altri casi in cui uno può anche decidere invece di giocare un ruolo in un ecosistema di terze parti. Quindi, a mio modo di vedere, un equilibrio fra questi due scenari deve essere trovato scegliendo molto bene quali sono gli elementi di punta su cui si vuole fondare la strategia. Mi lasci anche aggiungere che per quanto riguarda l'evoluzione della catena del valore assicurativa d'ora innanzi, a nostro modo di vedere, il tema dei dati e degli analytics avanzati sarà assolutamente centrale. Noi crediamo in un'evoluzione del settore assicurativo fondata sull'uso intelligente dei dati che diventano informazioni e che consentono quindi di prendere decisioni di business le migliori possibili lungo tutta la catena del valore. Questi dati, insieme a un'evoluzione forte del tema del digitale, che dovrà accompagnarci per aiutare anche le nostre reti agenziali a gestire al meglio una relazione che sarà inevitabilmente per un certo periodo, purtroppo lungo a piacere, gestire anche a distanza con i clienti finali, costituiscono i due elementi centrali attorno ai quali deve ruotare l'evoluzione della catena del valore a nostro modo di vedere. Quindi fortemente fondata sui dati e con forti punti d'appoggio digitali che consentano agli agenti di interagire al meglio con i clienti finali. Sicuramente digitalizzazione e intelligenza artificiale detteranno un po' il futuro assicurativo, futuro prossimo assicurativo. Beh, sì, sembra proprio di sì, nel senso che la si può guardare in da qualsiasi parte la si guardi, o che siano strumenti per cercare di fare meglio e più velocemente il proprio mestiere, o che quindi produttività, o che la si guardi nell'accezione di insight, quindi di conoscere meglio, quindi di predire il futuro o di coccolare il cliente, di offrire servizi migliori. E certamente la tematica è centrale. Del resto, per chi come me sui libri all'università studiava i modelli B2B e B2C, a quel tempo non c'erano, ma mi sa che sarà sempre più importante il ragionamento fatto sul cosiddetto B2M, quindi il business to machine, no? Perché anche quello che già oggi vediamo da clienti di famosi player di e-commerce, è già oggi che davvero il suggerimento è estremamente spinto, fino quasi a chiederci soltanto di dire sì, voglio questo oggetto, piuttosto che addirittura sceglierlo. Quindi certamente è questo il contesto in cui viviamo, e sarebbe sbagliato guardare dall'altra parte, no? Anche Zhongan in Cina è un player assicurativo che, va bene che sono altri mercati, ma dal nulla crea miliardi di raccolta premi e lo fa con polizze di valore unitario praticamente ridicolo, ma con volumi enormi, sfruttando e facendo leva in maniera estrema su intelligenza artificiale e su automazione.
Bene, se volessi, siamo a chiusura della trasmissione. In due parole, le prossime sfide. Barcarolo? Ma io direi da un lato un grande focus su un'innovazione tecnologica, ma dall'altro lato tenere sempre a mente che il ruolo di consulenza dell'essere umano, che sono i nostri agenti sul territorio, non ha pari e non è sostituibile in alcuna forma. Quindi l'equilibrio fra questi due elementi sarà veramente chiave. Burattino? La mia è anche una speranza, innovazione tecnologica e di prodotto. La stiamo già vedendo, cioè è già parte degli sforzi delle compagnie. Secondo me è la chiave anche per aiutare chi poi alla fine, va a fornire questo servizio, quindi le reti distributive. Però diciamo, il focus principale che vedo e che mi auguro per il futuro anche da consumatore è quello lì dell'innovazione tecnologica e di prodotto assicurativo, prodotto servizio. Bene, siamo arrivati al termine della nostra puntata. Ringrazio molto Marco Burattino, Italy Sales Director di Guidewire, e Luigi Barcarolo, Direttore Danni Auto Insurance Analytics and Business Architecture di Cattolica Assicurazioni. E arrivederci a tutti alla prossima puntata di New Insurance qui sulle Fonti TV. Grazie.